Buon Santo Stefano, buon Santo Stefano, buon Santo Stefano, buon Santo Stefano, assai. Santè! 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 E i bicchieri? Quali bicchieri? È per brindare, no? Santè! Ah, santè, no, zuppa! Ah, zuppa! Io l'avevo capito, ma volevo vedere zuppa, se tu... se ero preparata! Hai capito! Zuppa alla santè! Cioè, Santo Stefano, che si fa? Zuppa alla santè! Zuppa alla santè! Non must! Santo Stefano, capo Santo Stefano è il primo martire, quindi è quello che ha dato la vita per la... il primo che ha dato la vita per la fede cristiana, e quindi... Però non è che il 26 gli è stato dedicato al povero Santo Stefano perché è stato il primo martire. No. Ma? No, è una festa che è stata, diciamo, innovata nel 1947-49 per allungare i tempi di Natale. Ma l'hanno fatto, questa cosa l'hanno decisa a Cosenza. No, secondo me Pasqua alla Santa. Bravo, secondo me. Pasqua e Pasquetta, Natale e Santo Stefano. Quindi, malgrado fosse martire, si trova a suo giorno come primo martire, però a sua insaputa. Non basta, diciamo, la vigilia, ci vuole anche il giorno dopo. A sua insaputa. E quindi noi, ovviamente, a Santo Stefano, oggi ci siamo vestiti da Santo Stefano. Sì, mi vedi? Sì, da Santo Stefano. E facciamo la zuppa alla santè, che appunto in francese è salute, quindi che cosa più bella, santè, sì, poi salute. Noi la facciamo leggerissima. Sì, e sì, perché è un piatto povero, è un piatto povero della tradizione cosentina, che è fatto con l'averza. Sorvoliamo un attimo sull'averza, che poi ci torniamo. Ci sono delle varianti. Con l'averza, col brodo di pollo, con i croccantini di pane fritto che noi ora provvediamo, leggeremo, con le polpette di carne, la verdura, il caciocavallo. Ci sono anche delle varianti in Abruzzo, in Molise, un po' diverse della zuppa alla santè, ma questa è la nostra zuppa alla sì, santè. Sì, alcuni mettono la quella che si chiama pasta reale, i bignè piccolini. Ah, insomma, certo, per certo. Per esempio a casa mia... Un po' di zuppa cosa. Imperiale, notevole, eh? Altra roba. Però diciamo che la tradizione è questa. Indica questo con piccole varianti, anche perché proprio cambia di paese in paese, addirittura di casa in casa. E qui cominciano le diatribe. Brodo di pollo sì, brodo di pollo no. Il caciocavallo sì, il caciocavallo no. Sarebbe la verza sì, la verza no. Qui vi devo chiedere un atto di fede. Proprio un atto di fede, Santo Stefano, un atto di fede ci sta. Ci sta, fate fare a noi. La verza, che è la verdura tipica della zuppa alla santè, a casa mia non la vuole. Non l'hanno mai voluta. Io mi sono abituata con questa nuova, diciamo, con questa versione della zuppa alla santè, perché a casa mia vogliono la bietola e gli spinaci. Ah beh. E io mi sono abituata con la bietola e gli spinaci, e poi ti devo dire, a me la verza nella zuppa alla santè non mi piace. Ah no? Come Edoardo De Filippo, insomma, come la commedia di Edoardo De Filippo, a me la verza nella non zuppa alla piace. Santè non mi piace. E allora io ci metterò quello. Ah, voi non storcete subito il naso, provate un attimo e poi mi direte sì, piace pure a me, non mi piace, hai ragione, hai torto, ma comunque io ho detto qual è la regola. Per quanto ragioni e torti in cucina, diciamo, non ce ne siano, nel senso che no, però, a seconda del gusto di ciascuno. Però è così. Pare che questo piatto sia nato per onorare la regina Giovanna II, che si trovava da queste parti in questo periodo, combinazione. E quindi questo cuoco, che non aveva granché
a disposizione, ha organizzato questa cosa povera povera. No, perché dici che sì, povera. Proprio non c'è niente. Questo cuoco che noi chiameremo... Sì, sa povera minestrina. E poi sono andata, dico, ma perché la chiamano povera sa minestra che mi para, da zuppa che mi para una cosa? Perché? Perché nasce da questo, dice, le verdure, la verza, che è una tipica cosa invernale, l'avevamo nell'orto. La carne per fare le polpettine, c'era stato il maiale, quindi avevamo, noi le abbiamo fatte di vitello, ma avevamo fatto il maiale per le polpettine. Quello avevamo e quello abbiamo usato. Esatto, il pane ce l'avevamo a casa. Dalla vigilia. Il brodo di pollo, figurati se non avevamo una gallina. L'unica cosa che si diciamo provvedevano diversamente dalle loro dispense era il caciocavallo. Quindi da questo nasce il suo fatto che è povera. Quindi dopo i pranzi panda cruelici di Natale e della Vigilia, si faceva questo brodino leggero sì, per depurarsi dagli eccessi, no? Esatto, dagli eccessi. Quindi noi vogliamo cominciare a... Cuciniamo? A portarci avanti. Un po' ci siamo portati avanti, perché come... Grazie, capo. Prego. Come facevamo noi nel nostro tempo a disposizione, friggere polpette? No, ma poi devo dire che qua sono venuti anche ad aiutarci, come al solito, i puffi. Senti, se hanno preparato, Senti. Quindi dobbiamo ringraziare, sempre. Perché se non ci fossero loro, sempre i puffi. No, noi saremmo privi di pentole e di utensili per la cucina, casomai. Se non ci fossero però loro. Però te, guarda chi ci porta. Io, cioè, sono di Nugarbo, si puffi sì, da casa mia. No, che guarda, no. Solo a casa tua vengono. Io certo. Non ho mai avuto questo privilegio. Vabbè, però te ne giovi perché sono a casa mia. Assolutamente, me ne giovo anche volentieri. Siccome è leggera, noi friggiamo un poco di pane. Sì, ma lo friggiamo con leggerezza però. Sì, sì, anzi, bella allegra allegra. Lo friggiamo con un calzino, questo è il destro. Se tu conservi il sinistro e me lo dai, io lo metterei volentieri a casa mia nella bottiglia dell'olio. Ma tu puoi pensare che possa lasciare nude le bottiglie a Natale? No, metti che poi hanno freddo, ma poi insomma con dei brillantini. E cioè, un po' fashion, no? Sì, un po'... è sempre festa. Vado? Su, dai, che io appiccio. Appiccio. Non t'ho preso manco la bottiglietta mamma Camoro. E mi dacci. No, può bastare. Non t'ho preso manco la bottiglietta mamma Camoro, t'ho preso proprio il boccione. Dai. Sì, ma perché quella era nuda. Tu hai preso questa perché è più. No? Sì. Poi io sono molto legato a Santo Stefano, perché è sempre stato il giorno della famiglia di mio padre. A casa mia ci sono sempre stati i miei nonni, i miei zii, insomma, è sempre stato il giorno. Sì, sì. Un giorno particolarmente bello, particolarmente festoso, poi il brodo doveva essere bollente. Certo. Per rispondere alla tua domanda di prima, a casa mia era misto di pollo e di tacchino. Oh beh. Ogni famiglia c'ha la sua ricetta, l'importante è che noi siamo onesti nel dire la ricetta, diciamo, codificata è questa. Dopodiché facciamo queste piccole, piccolissime variazioni che non vogliono assolutamente tangere la regola della tradizione, alla quale, come sapete, io anche in maniera maniacale tengo moltissimo, però no. Sì, 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 beh, insomma, le tradizioni sono... Chi dice, lo mettiamo a riscaldare sul brodo? Da rispettare. Sì, scusami se non ci ho pensato prima. No, anzi, ti sposto questa, se no, ecco. Ah, ecco, perfetto. Qua, dai. Impasseresti il pane. I crostini. I crostini. I crostini, i rondi di crostini. Direi che va bene. Sì, abbiamo fatto la prova cucchiara. No, ci siamo regolati ad occhio. Ci siamo, sì, no, senza prova cucchiara perché abbiamo... Ci siamo regolati ad occhio. Sul pane possiamo essere leggeri, diciamo. Quindi... Ha, 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 ha.
Comunque, i puffi hanno gradito moltissimo questa. Sì? Sì, sì, questa loro partecipazione attiva. Ti hanno dato riscontro. Ti salutano riscontro. Caramente. Sono contento perché sì. Ci tengo io. Sì, 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 sì. Sono stati veramente, come dire, si sono sentiti gratificati da questa nostra. Devono, perché comunque non, pare che non ne possiamo fare a meno, insomma. No. Quindi devono essere gratificati. Direi di no. Direi di no. Assolutamente. Quindi dicevamo che questa zuppa nasce proprio, appunto, scherzi a parte, da questa necessità di le zuppe poi sono proprio il nostro pane, erano il nostro pane quotidiano. Beh. Perché la cosa più economica, diciamo, la zuppa, e infatti si mangiava col cucchiaio, che era la posata del, diciamo, dei meno abbienti. E questa zuppa nasce dalla raccolta anche proprio delle erbe selvatiche, a parte la verza. Quindi venivano raccolte queste erbe selvatiche, che si chiamava minestra sperta, della quale, no, da come noi, diciamo, sperta, una cosa della quale parleremo, che ci piace assai, a minestra sperta, che c'è di più minestra sperta. Sulla minestra sperta è intervenuto questo cuoco con un consommé, e quindi abbiamo nobilitato, si fa per dire, che a mia minestra sperta mi piace di su, abbiamo nobilitato con questo brodo, ed è diventato un piatto tipico del periodo natalizio, che, diciamo, ha tutta la sua importanza. Beh, sì. Questo mi sembra. Questo pane. Bene. Mi sembra che vada bene. Ce l'abbiamo fatto. Facciamolo sì. un poco più croccantino. Un pochino più. Che quando arriva in bocca, sai, c'è il croccantino del pane. Volentieri. Anche io perché prendo con il brodo un po' si ammorbisce. Un cucchiaio. E anche una forchetta, dai. Bando alla parsimonia. Esatto. Quindi sulla base, ora no, io ho preso questa cocottina perché rosso e fa tanto Natale, no? Poi in tavola si porta il brodo con le verdure dentro, almeno io le metto già nel brodo perché così si riscaldano per bene. Certo. Le verdure dentro, una bella coppa, a parte si portano le polpette, il pane fritto, che a questo punto mi pare già ben fritto. Sì, secondo me sì. E il caciocavallo che si grattugia al momento. Ci hanno portato anche un servizio di piatti, i puffi. Allora, che facciamo? Mettiamo alla base, perché va fatto un po' a strati, dicono, ma poi lo potete fare come vi pare e piace. Spengiamo. Ok, sì. Ecco qua. Sì, a strati mi ritrovo. Tu, questa, tu gradisci lo strato? Cosa. Gradisco lo strato, sì. Va bene. Così poi ci va il brodo sopra un po' a pioggia, diciamo. Guarda, io ho quasi difficoltà a resistere stamattina. Se mi vedete che a un certo punto mi metto a mangiare, mi dovete perdonare, perché tra i profumi e tra la vista. Sì, le polpette poi sono sempre, diciamo. Io, guarda, una cosa che ricordo bene. Colpo di scena. Veramente. Colpo di scena. Complimenti, non ci smentiamo mai. Sergio, da. Dicevo, una cosa che ricordo veramente con piacere, sempre di Santo Stefano a casa mia, quando insomma vivevo con i miei genitori, è che mia madre, che faceva, insomma, che continua a fare la zuppa alla Santè, a prepararla, era solita friggere dalle 700 alle 800 polpettine, certo, diciamo, la mattina. Certo. Okay. Ed ovviamente. Era una cosa, diciamo, con la quale si faceva colazione sostanzialmente la mattina di Santo Stefano. Oi, sai, che ti hanno regalato di carino? Che ricordi hai dei regali, visto che siamo ormai passato Natale, quindi i regali li abbiamo ricevuti, no? Guarda, ti devo dire che quando ho visto
l'olio, mi è venuta in mente una cosa bellissima, perché sostanzialmente è stato un periodo della mia vita in cui ho ricevuto tantissime calze per Natale, ma proprio tante, ma tante, 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 proprio che non avevo tempo di usarle. E tu? Ti è capitato? E io di... il regalo più bello che ho ricevuto è stata una gallina. Una gallina? Sì, una gallina viva allo studio mi hanno portato, ma la cosa bella è che la gallina è scappata, viva giustamente, è scappata, e tutti noi, l'avvocato Adamo, quindi Riccardo, il marmista che è sotto, quello del bar, tutti sul Corso Mazzini a rincorrere questa gallina. Ovviamente la gallina l'ho portata in campagna, l'ho chiamata Wanda ed è morta di vecchiaia. La nostra gallina Wanda. Esatto, ecco qua, questa è la zuppa. Mo ditemi voi se uno può resistere a questa cosa. Noi ci proviamo, no, ma non è detto, non è detto, non è detto, magari un pensierino ce la facciamo. Quindi se Buon Santo Stefano e Santè, che salute a tutti. Santè, che oggi ha pure il papillon. Anche Ruffa in papillon. Oggi ha pure il papillon. È di una bellezza, come dire, ovvia. Ovvia. Mamma che polpette che vedo! Che polpette!